Venom 3 sta arrivando, ragazzi. A confermarlo è stato proprio Tom Hardy che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un'immagine dello script, della sceneggiatura, insomma, completa del film. O che stanno completando, non lo so sinceramente se è completo oppure no. Fatto sta che ci stanno lavorando e Venom 3, insomma, arriverà nei prossimi anni. Ma questa è una cosa che già sapevamo, quindi è inutile dirla un'altra volta, no? Ma c'è un piccolo dettaglio che fa la differenza, forse. Ovvero, Tom Hardy ha pubblicato questa immagine sia come post proprio su Instagram, sia nelle sue storie. Ma nelle sue storie ha aggiunto un dettaglio molto importante, ovvero ha scritto The Last Dance, che significa appunto l'ultima danza. Ora, non credo che Venom 3 sarà un musical, a meno che non vogliano fare come Joker, anche se pure Joker lì è da capire cosa faranno, ma credo che sia un riferimento al fatto che forse questo sarà l'ultimo Venom che fanno. Ma speriamo, porca miseria, visto lo schifo che hanno fatto col primo e col secondo. Però ovviamente vediamo, cioè nel senso non è detto. Però questo Last Dance mi sembra un po' strano, non credo che sia il sottotitolo del film, non credo che sta a significare che il film diventerà un musical. Ma credo che sia un indizio del fatto che sarà l'ultimo che farà. Anche perché Tom Hardy credo abbia sentito un po' le critiche su questo personaggio. E secondo me, visto che il contratto probabilmente lo costringeva a 3 film, dopo secondo me manderà tutti a cagare e dirà grazie mille, arrivederci e a mai più. Venom di Tom Hardy l'abbiamo già detto un sacco di volte, è stato tremendo, è stato terribile, è stato veramente brutto brutto brutto. Non c'è stato veramente il minimo amore nei confronti di questo personaggio che è stato trattato come un prodotto così giusto da fare. Cioè, io non me la bevo la storia del ma poi la gente lavora, non rispettate il loro lavoro. No, sono loro che non rispettano il loro lavoro, secondo me. Cavolo, deve esserci la passione. Cioè, lavori per il cinema, non vai porca puttana a sparcarti la schiena in miniera dove lì il lavoro è lavoro e quindi cerchi di finire il prima possibile perché ti stanchi di stare in miniera, giustamente. Ma nel cinema non credo che funzioni così. Cioè, c'è passione. C'è creatività, un sacco di cose positive, diciamo, che devono portarti a realizzare un prodotto che il pubblico possa apprezzare. E non credo che non abbiano mai pensato al fatto che fare Venom stupido potesse un pochettino irritare il pubblico. Anche se in America sembra aver funzionato perché il primo film è andato molto bene. Però era il primo, già il secondo è calato un po' con gli incassi. Però, raga, che dire, questo è ormai fatto 30, faranno 31, visto che con questo Venom non penso che cambieranno assolutamente nulla. Anche se dovessero cambiare regista, secondo me il tono del film, del personaggio resterà sempre lo stesso. E quindi niente, ce lo dobbiamo tenere così. Però, Last Dance, speriamo che almeno abbiano finito con sto schifo e che magari proporranno un Venom completamente diverso con Tom Holland, che sicuramente vedremo Spider-Man 4, nel suo Spider-Man 4, sempre se non lo dirigerà John Watts, perché se lo dirigerà John Watts, secondo me avremo un altro Venom di merda. E spero anche per Tom Hardy che sia la sua ultima volta con questo personaggio, perché fatto così non va. Cioè, andava benissimo lui come Eddie Brock. Andava benissimo anche il look di Venom, se vogliamo, ma per il resto era tutto da buttare. Poi a molti è pure piaciuto, perché molti dicono: no, a me è piaciuto, non capisco tutte queste critiche. Raga, il personaggio sinceramente non è questo, cioè non mi puoi fare un simbionte con una faccia mostruosa, con le battutine, cioè non è per nulla credibile, non è per niente divertente, sinceramente non è Deadpool, porca miseria, è Venom, cioè è un'altra cosa, altrimenti facciamo Deadpool, che cavolo significa, raga? Quindi no. È stato brutto, è stato brutto, triste. Speriamo che almeno con il terzo abbiano un po' la decenza di tirar fuori qualcosa di normale, decente, qualcosa che si possa guardare, insomma. Vabbè, detto questo, iscrivetevi al canale su Twitch e tutti gli altri social in descrizione. Io vi saluto e vi terrò aggiornati sui prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti e alla prossima.